la possibilità di creare un rapporto tra la società e l'investitore? Si conoscono? Allora, non si conoscono direttamente, diciamo che i dati della società vengono forniti, quindi in ogni caso i proponenti immobiliari hanno un vantaggio nello stare su una piattaforma di crowdfunding perché tecnicamente Si non fa una potrebbero pubblicità. parlare di un investimento o proporre un investimento al pubblico in generale se non tramite un mezzo che gli permette di farlo. Quindi Recrav giustamente permette a un investitore immobiliare, quindi chiamiamolo proponente immobiliare, di dire e comunicare ad altre persone che c'è questa possibilità su una struttura, su un'infrastruttura tecnologica che l'autorizza a farlo. Se un'azienda non si avvalesse di una piattaforma di crowdfunding, così come le grosse società che si quotano in borsa lo fanno per rendere pubbliche le loro azioni, quindi permettere al pubblico di attrarre capitale, cioè comprare azioni e quindi attrarre capitali come società, non potrebbero farlo. Poi chiaramente anche nel settore immobiliare ci sono non escamotage ma vie diverse. Diciamo che qui si vuole lavorare più su larga scala, permettere di far conoscere la propria azienda a, faccio l'esempio dell'ultima campagna, circa un'80ina di persone, è diverso. Quindi in ogni caso il proponente immobiliare può essere in contatto con l'investitore, diciamo non per natura diretta, per far sì che investa sulla sua società, su un altro progetto al di fuori della piattaforma. In quel caso noi ci tuteliamo, se ci sono delle controversie, chiaramente mettiamo in contatto le parti, se no nel rispetto, diciamo, della buona volontà, un investitore immobiliare, un proponente immobiliare non va a contattare privatamente, anche perché non ne ha la facoltà, un investitore per ricevere altri capitali al di fuori di una piattaforma.